ci mettiamo con la anche sorella NPC. Di Gon. Non mi pare il caso di farsi un pisolino per terra, non trovi? Come ti chiami? Non lo so, non ricordo nulla. Dove mi trovo? Ti trovi nel sacro regno di Lissa. Io sono Grom, mentre lei è Lissa. Ritieniti fortunato che ti abbiano trovato pastori e non un gruppo di briganti. Pastori? Vedi, in questo momento la Pleggia, un regno confinante con Lissa, sta cercando di scatenare una guerra. E noi, i pastori, abbiamo il compito di difendere e guidare i cittadini. A proposito, dove sono gli altri? Dovrebbero aver finito la ronda. E comunque, chiunque pensi che una donna non possa combattere si merita un cazzotto sul... Ho davvero superato me stessa oggi. Spero che Crow mi abbia notato. Non molto tempo dopo, scoppiò il conflitto tra i due regni. Crow, nel corso delle sue battaglie, reclutò nuovi alleati. Finalmente qualcuno su cui esercitarmi per il mio incantesimo. Tra i vari guerrieri valorosi, Crom si imbatté in Marte, l'eroe leggendario, che decise di testare la sua determinazione. Quella spada, chi ti ha insegnato a combattere così? Mio padre! Dopo essere stato sconfitto, Marte decise di aiutare Crom nella sua battaglia. Grazie agli sforzi dei pastori, la guerra si concluse in loro favore. Ma quando sembrava giunto il momento di una meritata pace, Marth decise di rivelare a Crom un segreto inaspettato. In realtà, Crom, il mio nome non è Marth. Io sono tua figlia, Lucina. Mia figlia? Nel futuro, molto a breve, una minaccia distruggerà non solo l'Alice, ma tutto il mondo. È per questo motivo che io e i miei amici abbiamo varcato i confini del tempo. Avete dato la vostra vita per permetterci di vivere. Ed è giunto il momento di ripagare il favore. Sono felice di vederti ancora vivo, padre. Mi dispiace, devo lasciarti un'eredità migliore di una spada. Non vi preoccupate, ora che sappiamo di questa minaccia, possiamo prepararci. A proposito, in cosa consiste? Già, in cosa consiste questa minaccia? Eh? Oh, te lo dirò io. Sei tu. Io? Oh sì, sarai proprio tu, il futuro ad uccidere Crom e i tuoi amici con le tue stesse mani. Ma se ti sottometterai a me e lascerai che ripristini i tuoi beni ricordi, eviterò di uccidere. Perché tu, in realtà, sei la reincarnazione di Grim, il drago malefico. Ora, abbandonati alla tua vera natura. Non lasciare che ti manipoli. Siamo venuti fin qui per salvarti. Non dar peso all'oscuro richiamo, amico mio. Evoca la forza che è in te. Devi lottare con noi. Io, magari nel futuro distruggerò tutto. Ma adesso, so benissimo cosa sono. Un pastore. Devo difendere il presente ed il futuro è giunto il momento di farla finita. Stupido. Anche se un comune essere umano mi uccidesse, io rinascerei. Se invece fossi io ad ucciderti. Folle! Siamo la stessa persona! Moriresti anche tu! Non farlo! Il compito di un pastore è difendere la pace e i suoi compagni. Un giorno, forse, ci rivedremo. Finalmente è tutto finito. Ma a quale prezzo? La nostra speranza arde ancora nei nostri cuori. E fino ad allora lo aspetteremo. Bentornato, compagno.